Dove se qualcuno si può dare una mano in modo che ne usciamo vivi anche da Milazzo. No, non ci usciamo vivi. Sì, adesso. No, domani mattina siamo così, esattamente questo. E non è retorica. E ci sono troppi fari, però credo che si debba chiudere un percorso per cominciare un altro e dedicare questa, rivedicare in festa, perché credo che ci guardino da qualche parte, non so da dove, e stiano sorridendo. E grazie Simona Scibilia, sei con noi. Grazie Simona. Grazie. Grazie. Grazie ad una piccola grande militante che non ho conosciuto e che ci ha trasmesso un pezzo di storia, questa storia è arrivata a Bari. E grazie Stefania Noce. E grazie a Rita Atria, che a 17 anni ci ha detto che possiamo ancora sperare. E allora io vorrei fare un gioco con voi. Solitamente chi sta sul palco è il protagonista e chi sta seduto fa lo spettatore. E allora proviamo a chiudere, se sei d'accordo, con memoria attiva, ma lasciamo le sedie vuote, veniamo tutti sul palco. Proviamo, chi si sente spettatore, chi si sente protagonista della vita, salga su questo palco e canti con noi una canzone di cui non conosciamo assolutamente niente, che è memoria attiva, perché ce lo dicono. Quindi chi si sente, chi ritiene che nella vita sia un protagonista e non debba essere allora, spettatore. Bye.
senso che esiste un mondo nuovo, ma volendo fino in fondo, per sentirci nelle piazze al di fuori dei palazzi, dove mischiano le carte, non la chiamano la legge, non la chiamano la legge. La speranza, dove sento dalle mafie, dove sento resistenza.